per riqualificarlo, per dare una speranza a questa città di poter avere un flusso turistico molto più importante. Bisogna pensare a quello che sono le imprese, e noi ci abbiamo pensato con i finanziamenti, abbiamo pensato ai lavoratori che lavorano all'interno del centro storico, abbiamo pensato a pubblicizzare la nostra città, tutti con finanziamenti europei. Questa cosa sconosciuta. Chi vuole dare alla città di Viterbo il consulente per l'Europa, quell'altro vuole dare per l'Europa qualche altra cosa, quell'altro ancora. Noi l'abbiamo fatto senza consulenti, presentando i nostri progetti qualificati, le nostre idee che sono sposate dai cittadini viterbesi, perché le associazioni di Valle Fuori non è che se l'ha inventato il sindaco Marini, Mauro Rotelli, Paolo Bianchini e quanti altri, Luigi Buzzi e quanti altri. C'è la volontà dei viterbesi, noi abbiamo messo in campo Valle di Faulo perché la volontà dei viterbesi era quella di creare le condizioni di una città diversa, non solo con le kermesse culturali che possono fare sicuramente molto effetto, fanno molto scenografia, fanno molto pubblico, ma quello che è il futuro della città turistica di Viterbo sono le infrastrutture, quelle che abbiamo progettato e realizzeremo nei prossimi 2 anni, perché vogliamo attirare il turismo, vogliamo dare organizzazione alla città. Il primo passo lo abbiamo fatto in questi 5 anni, il resto lo faremo nei successivi 5 anni, perché questo doppio mandato serve per cambiare, ma cambiare la volontà della nostra città di essere sicuramente diversa, apprezzata e orgogliosa, che non è possibile immaginare di avere amministratori che non pensano a questo, pensano soltanto a arrivare a avere un posticino caldo nell'amministrazione comunale. E lo dice uno che sono 18 anni che fa politica e ha avuto nella sua possibilità di realizzare momenti più belli, meno belli. Ho fatto il deputato insieme a Fabio Rampelli, mi sono dimesso perché era giusto che dovessi continuare a fare il sindaco per continuare quei progetti, ma ci sono arrivato dopo aver lavorato, sodo, dopo aver creato le possibilità professionali e le ho messe a disposizione della mia città. Non è che si inventa tutto così dalla mattina alla sera, bisogna sudare. E noi abbiamo sudato, non pensiamo a queste poltroncine per trovare il lavoretto, lo pensiamo solo perché dobbiamo dare un servizio alla nostra città. E per questo servizio noi abbiamo anche sostenuto un sindaco affaticato, l'ho sostenuto pure io l'ho sostenuto, perché gli ho detto a giù te devi muovere, e Giulio insieme a questa gente si è mosso perché doveva essere lui che portava a vincere voi. Oggi l'ho detto al mio avversario, ho detto: caro Michelini, noi abbiamo la gente, uomini e donne, che ci sostengono, tu c'hai il potere politico, che è quello che dobbiamo abbattere in maniera definitiva da questa città, perché ci ha inquinato da anni, da sempre ci ha inquinato, e oggi dobbiamo prenderli a calci nel sedere definitivamente, per dare una speranza alla nostra città, per dare un lustro che vogliamo e per dargli tutti quei progetti che ha avuto sempre l'ambizione di fare e per colpa di questi politici non ha realizzato. Grazie per tutto quell'impegno e grazie a Fabio Rappelli che è venuto a sostenerci. Allora, intanto il primo obiettivo l'abbiamo ottenuto, l'abbiamo fatto fare 2 comizi in questa campagna elettorale, quindi già un primo record l'abbiamo avuto. Allora, per chi non lo conoscesse, naturalmente tanti di voi lo conoscono, Fabio è il leader storico della nostra comunità, è quello che per Fratelli d'Italia, diciamo, ha riunito le anime che la compongono e ha, attraverso una regia attenta, oculata, e attraverso una volontà appunto di costituire un partito che avesse le sue radici nella destra e che desse appunto a chi si sentiva di destra ancora una speranza, appunto lavorato per far sì che nascesse.
Giorgia Meloni, Guido Crosetto e La Russa sono i tre leader nazionali, ma senza Fabio Rampelli Fratelli d'Italia non ci sarebbe stata. Ciao Fabio! Grazie Paolo, grazie Giulio, grazie a tutti voi per questa presenza, per questo calore, per questo entusiasmo. Penso che intanto sia opportuno sottolineare la bellezza di campagne elettorali che tornano ad essere dei momenti di confronto con il popolo. Campagne elettorali animate da colori, dal gusto di stare insieme, campagne elettorali fatte in mezzo alla strada, campagne elettorali semplici, campagne elettorali come sono state definite da Paolo Bianchini, autofinanziate, dove anche i candidati comunque cercano di dare il proprio contributo, si organizzano e celebrano cene di autofinanziamento per tentare di far capire in maniera molto semplice ai cittadini che la politica è una roba che gli appartiene. E se qualcuno ha creato una distanza apparentemente insormontabile con la politica e con le istituzioni, questo qualcuno va mandato a casa, ma che la politica va riconquistata dai cittadini. E forse non c'è niente di più efficace per ricreare questo avvicinamento che una campagna elettorale amministrativa, e non c'è nulla di più efficace, a mio giudizio, permettetemi questo giudizio del tutto personale, che poter fare una campagna elettorale per sostenere un candidato come Giulio Marini, non solo perché è candidato, ma perché ha fatto il sindaco, ha fatto il presidente della provincia in maniera del tutto semplice, senza la suntuosità, la sfarzosità, senza l'arroganza, senza l'esercizio del potere fino a se stesso, che abbiamo potuto constatare viceversa in tanti altri nostri colleghi, suoi e nostri colleghi, che sono stati davvero gli artefici di quella distanza di cui parlavo poco fa. Fratelli d'Italia ha fatto miracoli in questi pochissimi mesi da che è in piedi, è una nuova creatura, ha mosso i suoi primi passi, ha ottenuto già un risultato maiuscolo alle elezioni politiche perché è riuscita a rappresentarsi in Parlamento e quindi a esistere. Se avessimo fallito con l'obiettivo probabilmente oggi non saremmo qui, o se ci fossimo magari saremmo in ben altre condizioni. E oggi, a pochi mesi di distanza dalle elezioni politiche, abbiamo già moltiplicato i nostri consensi fino a triplicarli, risultati importantissimi tenuti qui a Viterbo ma anche a Roma, città molto più difficile perché immensa, 2.800.000 abitanti. Abbiamo triplicato i consensi e abbiamo raggiunto, ripeto, in pochi mesi già delle percentuali assolutamente significative. Lo stiamo facendo questo lavoro e lo facciamo lealmente a fianco di Giulio Marini perché riteniamo che bisogna comunque riprendere un po' il coraggio di mettere la faccia nelle campagne elettorali, nella politica di ogni giorno, e bisogna farlo con umiltà, bisogna farlo intanto tornando alle origini, alle radici che hanno visto comunque il centrodestra in quanto tale protagonista assoluto della politica degli ultimi 20 anni. E penso che sia indispensabile tornare a quel significato, a quelle simbologie, a quei valori, a quei progetti politici. Ecco, le nostre campagne elettorali sono semplici, ma certamente non sono prive di contenuti. Le nostre campagne elettorali a livello locale, a livello nazionale, sono state uno strumento indispensabile per far capire ai cittadini che si può ancora credere in qualcosa. Noi siamo portatori, vogliamo essere portatori di concetti, alla fine se preferite persino banali. Vogliamo davvero che la politica possa rilanciare il concetto della meritocrazia, e che quindi i cittadini quando vanno a votare possano scegliere delle persone capaci, ma che non siano solo capaci, ma che siano disponibili. Insieme al concetto della meritocrazia ci vuole quello della laboriosità, della presenza, il concetto ancora più difficile da capire della accessibilità. Un consigliere comunale, Paolo, Giulio e a voi tutti amici presenti, deve essere una persona immediatamente disponibile, accessibile, che non bisogna andare a guardare la televisione. Insomma, molto del difetto dei partiti di questa Seconda Repubblica è collocato esattamente in questa pantomima. Uno, per vedere un uomo politico, deve accendere la televisione, deve incrociare o Bruno Vespa o Floris o qualcuno dei conduttori dei talk show televisivi, però lì non è che il telecomando ti dà la funzione dell'interattività, cioè non ci puoi parlare, devi ascoltare quello che ti dicono. Ecco, questa politica a cloroformio fatta di persone che ti danno i sermoni attraverso la televisione
ma che sono persone che non si possono toccare, con cui non puoi interagire, con cui non puoi interloquire, a cui non puoi dare la tua professionalità, il tuo punto di vista, i tuoi progetti, perché ci sono tante persone che hanno grandi progetti da mettere a disposizione della comunità a cui appartengono. Questa politica fatta così non ci piace, è per questo che abbiamo creato Fratelli d'Italia, per dare fuoco alla partecipazione che comunque riscalda l'animo della politica, delle istituzioni e delle città di cui è piena l'Italia. Fratelli d'Italia ha anche questa missione. Se voi ci fate caso, il programma elettorale da cui proveniamo, poi ogni giorno aggiungiamo un tassello, non è frutto del pensiero astratto di un connubio di persone, di una piccola oligarchia che si mette intorno a un tavolo e sancisce chissà che cosa. Nasce dalla strada. Per chi ha la memoria più lunga, non so se vi ricordate il movimento Ripartire da Zero, è stato celebrato, praticamente coniato subito dopo la campagna elettorale di un anno fa, e ha cominciato a raccogliere andando in mezzo alla strada e offrendo il proprio microfono al pubblico, quindi microfono aperto e libero, per raccogliere delle idee. È da qui che nasce, per esempio, la proposta di mettere un tetto in Costituzione alla pressione fiscale. Non si può andare oltre il 40%, dice una nostra proposta che sta per essere trasformata in una proposta di riforma costituzionale. Non si può pensare di mettere le mani nelle tasche delle famiglie, delle imprese, dei singoli cittadini così, senza un limite. Un limite è importante, è indispensabile, perché avere un socio dentro casa che ha il 55% di proprietà del tuo lavoro, dei tuoi utili, del tuo stipendio, è inammissibile, è inconcepibile, è una delle percentuali più alte del mondo. E quindi qualcuno dovrà pur dire stop, fermi tutti. Allo Stato si concede il titolo di arrivare al massimo al 40% di questa presenza dentro la nostra vita. Non è solo una presenza economica, è una presenza che ha un valore pure spirituale e culturale, perché hai comunque una persona che ti occupa il 40% o il 55% attuale della tua vita, delle tue energie, delle tue decisioni. Quindi è una presenza di cui bisogna potersi liberare. Riporre una speranza in chi ha rappresentato il passato, per carità. Io non vorrei neanche fare opera di criminalizzazione, perché insomma è un passato che appartiene, guai a fare altri errori come ne sono stati fatti rispetto a periodi storici che appartengono a tutta l'Italia, non soltanto a una parte politica italiana. Io penso che anche la Democrazia Cristiana, la cosiddetta Prima Repubblica più che la Democrazia Cristiana, appartenga alla storia d'Italia e abbia in sé, diciamo così, una parte di pregi, una parte di difetti, una parte di cose che hanno comunque funzionato. Non fosse altro, almeno per il partito che ho appena citato, la diga al comunismo. Io stavo da un'altra parte, sia chiaro, però comunque una funzione magari storica è stata rappresentata da quella parte politica. Da riporre una speranza in chi ha rappresentato il passato, per carità. Io non vorrei neanche fare opera di criminalizzazione, perché insomma è un passato che appartiene, guai a fare altri errori come ne sono stati fatti rispetto a periodi storici che appartengono a tutta l'Italia, non soltanto a una parte politica italiana. Io penso che anche la Democrazia Cristiana, la cosiddetta Prima Repubblica più che la Democrazia Cristiana, appartenga alla storia d'Italia e abbia in sé, diciamo così, una parte di pregi, una parte di difetti, una parte di cose che hanno comunque funzionato. Non fosse altro, almeno per il partito che ho appena citato, la diga al comunismo. Io stavo da un'altra parte, sia chiaro, però comunque una funzione magari storica è stata rappresentata da quella parte politica. Da campagna elettorale cerchiamo di fare ognuno il proprio mestiere. Penso che sia poco credibile se chi è direttamente interessato fa un appello a ogni persona per andare a conquistare il consenso di un'altra. Lo faccio io che vengo da Roma, che sono distaccato. Non facciamo perdere il centrodestra, non riconsegniamo questa bella città che ha una tradizione anche da un punto di vista culturale, politico, straordinaria, che ha affascinato noi romani come ha affascinato mezza Italia ogni volta che abbiamo potuto constatare, anche guardando la televisione o sulla rete, le percentuali incredibili del centrodestra. Non riconsegniamo questa città a chi non merita di guidarla. Cerchiamo ovviamente anche di fare tesoro
di tutte le cose che ci vengono raccontate dalle persone che ci stanno intorno, per farle diventare un additivo al nostro carburante, per andare ancora più veloci. Le critiche possono diventare un valore aggiunto se noi le sappiamo recepire, se non diventiamo arroganti, se non le respingiamo in maniera altezzosa. Facciamole diventare il differenziale che può portarci appunto a proseguire questa avventura, facendo tesoro della nostra esperienza e proiettando Viterbo verso il futuro. Grazie a tutti, forza Giulio Marini, forza Viterbo.